Quando è stata l'ultima volta che l'ha visto? 7-8 mesi. Io è tanto che non lo vedo. È più di un anno. Questi due signori sono i vicini dell'abitazione di proprietà di un anziano di nome Antonio. Loro non potevano certo immaginare che dall'altra parte di quelle mura c'era chissà da quanto il corpo senza vita del loro confinante. Eppure il figlio dell'uomo deceduto, ora indagato, andava a dire in giro in paese che il padre era all'estero da oltre un anno. Siamo a Corigliano d'Otranto, nel Salento, ed è qui che è stata scoperta quasi per caso una vicenda che ha dei tratti surreali. Tutto è partito da un ordine di ripristino per una pensilina pericolante che i vigili da mesi non riuscivano a notificare al proprietario. Figlio non abita qua, qui ci abitava il padre, ma se il padre non c'era... E se il padre non c'era, chiedevano al figlio Roberto, che rispondeva sempre nello stesso modo, ovvero che il padre ottantenne era a fare il badante in Svizzera. Ma in paese ormai non ci credeva più nessuno, così la procura fa partire un atto di perquisizione che porta alla macabra scoperta. Al pian terreno della casa c'era il corpo scheletrito del signor Antonio, avvolto da una coperta e da un ventilatore acceso sopra la testa. Alla scoperta assiste quasi sconcertato anche l'avvocato del signor Roberto. Ma lui che reazione ha avuto? Era disperato, dispiaciuto oppure proprio solo silenzio? Assolutamente impassibile, anzi io ero fermamente convinto che non avremmo trovato niente, perché in macchina è venuto con me. Sarebbe normale aspettarsi che se di lì a poco tempo si fosse rinvenuto un cadavere, insomma, qualche reazione l'avrebbe dovuta avere. E invece lui era totalmente tranquillo, come se qui non ci fosse niente da scoprire. Il medico legale cercherà ora di stabilire da quanto tempo fosse morto l'anziano. Ma intanto la procura ha iscritto nel registro degli indagati per occultamento di cadavere il figlio dell'uomo deceduto, che resta a piede libero e che fino a pochi minuti prima diceva questo. E lui ha sempre sostenuto che il padre si trovava in Svizzera e che ci aveva parlato domenica. Ora le indagini puntano a capire perché l'uomo abbia nascosto la morte del padre e oltre all'immobile fatiscente sono stati sequestrati i telefoni di Roberto e di Antonio insieme alla sua PostePay. Sì, perché si pensa proprio ad un movente economico, ovvero l'intento di continuare ad incassare la piccola pensione del padre.